che chiuse e in questo momento c'è tanta gente che sta osservando quello che state facendo. Che è una cosa bellissima. Ho aspettato di essere a girare nel centro di Sciacca con i sciacchitani, non so mai se posso dire Sì. sciacchitani, per tanto tanto tempo. E ho, siccome ieri io ho sempre detto che io qui mi sento a casa, dal cuore e spero senza offendere nessuno, vorrei fare un appello, perché più che sono qua, più che vado in giro nelle strade, nelle campagne, vedo cose che mi fanno tanto male e che non sono degne di questo posto che è una perla del mondo e che il mio film sta dipingendo come una perla del cuore del mondo. Vedo randagi presi a calci e l'ho visto con i miei occhi. Sono andata a cercare in una casa in campagna i proprietari di alcuni cani stamane. E ho trovato tanti cuccioli legati a una catena così corta e con una campana al collo. Questa cosa non si fa. Quindi vorrei fare un appello agli sciacchitani, al sindaco di Sciacca. Questa cosa non è civile, non è degna di un posto che stiamo dipingendo come il cuore del mondo. Vorrei lasciare la mia percentuale di proprietà del film per creare un rifugio e chiedo al sindaco Fabio, agli assessori tutti e alla cittadinanza di Sciacca di fare quanto possibile perché questa cosa avvenga immediatamente, perché non è dignitoso e non è umano che delle creature vengano trattate così. Oggi mi vergogno di chiamare questo posto casa e prego il sindaco di raggiungermi sul set per parlare di questa cosa. Grazie.